Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Benvenuti a Colors, il pomeriggio di Rai 1. Si colora il primo pomeriggio di Rai 1. Questa è l'ultima settimana di Colors. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questi giorni. Grazie veramente di cuore. Ma da lunedì prossimo alle 19.50 diciamo, si ritorna con il preserale Reazione a Catena per tutta l'estate fino a settembre. Ma ora godiamoci questa ultima settimana, questi ultimi 5 giorni di Colors, cominciando a conoscere le coppie, ma a congratularci con la coppia di Napoli, Loredana e Giuseppe. Ma che dobbiamo dire di più, ragazzi? È stata bravissima lei, all'ultimo secondo ha beccato la parola giusta per ottenere 7.000 euro. Esatto, logopedista. Esatto. Se vi siete persi questo momento, lo rivediamo e lo riviviamo insieme. Prego. Allora, 7.000 euro e un secondo vuol dire che io adesso chiamerò la lettera. Appena esce la lettera, immediatamente devi trovare il mestiere. E sul gong lo possiamo accettare. Un attimo dopo non vale, perdete 7.000 euro. Loredana, concentrata. Guarda lo schema e mi devi dire in un secondo un mestiere che inizia con la lettera... Logopedista. Logopedista l'ha detto. 7.000 euro. 7.000 euro. Logopedista. 7.000 euro alla coppia di Napoli. Brava Loredana, bravo, bravissimo lui, perché prima si era fatto un'infilata di mestieri e quindi ti ha lasciato il finale a te, insomma, è stato un galantuomo. Vogliamo salutare qualcuno, ragazzi? Sì, volevo salutare le mie amiche Luisa e Simona. Perfetto, e quindi le salutiamo anche noi. Ciao Luisa, ciao Simona, vi presento le altre coppie. Da Roma, o meglio, insomma, vivono a Roma, ma ci raccontano che non sono di Roma. Livorno, ma Roma ormai di adozione, Massimo e Maria, eccoli. Come vai da Livorno a Roma? Per lavoro, immagino. Per lavoro. Per seguire lui, sì. Ah, per seguire te. Cosa fai qui a Roma? Sono ingegnere in una compagnia telefonica. Ingegnere, perfetto. Da quanto tempo innamorati? Quasi cinque anni, sono dei cantanti incredibili. La scintilla è scoppiata in un karaoke e cantavate o cantava lui e cantavate? Cosa? Acqua e sale. Acqua e sale, l'abbiamo ascoltata anche noi nei nostri giochi, quindi canzone bellissima. E da allora veramente è esploso l'amore. Siete pronti a giocare? Io lo dico a tutte le coppie. Loro sono bravissimi, e poi quando arriva il periattolo hanno una velocità, quindi dovete impegnarvi, mi raccomando, ingegnere. E adesso invece abbiamo Aldo e Ilaria da Grosseto. Benvenuti. Possiamo dire da una vita insieme? Sì. Quanto, Ilaria? Quanti anni? 37 di matrimonio, 37 più ci conoscevamo più da ragazzi. Da ragazzi, quindi sì, cresciuti. 40 di conoscenza. In totale veramente insieme. 40 anni insieme. Siete nonni di quanti nipoti? Cinque nipoti. E tutti figli? Tutti di una stessa figlia. Ah, tutti di una stessa figlia. Tre femmine, e si chiamano, così lo ricordiamo, come Benedetta, Chiara, Irene. Chi ha fatto 5 figli? Chiara, complimenti a Chiara. Non ha la televisione in casa, Chiara? No, diciamo che giustamente non funziona. Brava Chiara, niente. Un bacio a tutti. Allora, siamo pronti. Le coppie devono aggiudicarsi le varie manche di gioco e conquistare i colori. Più colori si conquistano e meglio è. È naturale che poi la coppia che avrà il maggior numero di colori, come sempre, va a giocarsi il premio finale, quello che in queste puntate hanno fatto Loredana e Giuseppe. Pronti? Tutti però dovete accumulare denaro. Adesso, primo colore, il colore giallo, ed è il codice vocale. Iniziamo a giocare. Dunque, l'ambito, il mondo del codice vocale è, lo vediamo insieme,
sulla scrivania. Quindi ognuno di noi ha tanti oggetti, tante cose sulla scrivania, alcuni sì, alcuni no, però insomma, mediamente ci possono stare. Andiamo a scoprire la prima parola e magari il primo oggetto. Vediamo. Ecco la parola, ma soprattutto ecco le vocali. I-O-A-I-A. Ma velocissimo, è partito subito Giuseppe insieme a Loredana. Prego. Stilografica. Stilografica, sempre molto bella, elegante, su una scrivania. Ed è la parola giusta. Bene, bene Loredana. Primo spicchio è vostro, primo spicchio di giallo. Rimaniamo sempre a guardare la nostra scrivania e ci troviamo dell'altro. Per esempio... questa con le vocali O-O-A-I-A. O-O-A-I-A. Ancora Loredana. Fotografia. Fotografia, fotografia. Certo, la fotografia della famiglia, della moglie, dei figli. Benissimo, e andate a due spicchi di giallo. Continuiamo a guardare la nostra scrivania e questa è la prossima parola. A-E-A. Velocissime ancora Loredana e Giuseppe. Agenda. Agenda. E agenda. È perfetto. Altro spicchio di giallo. Ve l'avevo detto che sono velocissimi, quindi veramente loro sono zacchete. Attenzione, rimaniamo a guardare la scrivania e aggiungiamo un'altra parola con relative vocali. A-I-E. E questo è curioso. Qualcuno ce l'ha sulla scrivania, qualcuno no. Ma ormai più persone vado a trovare negli uffici e più persone noto che hanno questa cosa sulla scrivania. Attenzione che Ilaria forse ha capito. Antistress. Antistress, che continuano a premere cose di gomma, di qualsiasi cosa, vero? Bravissima Ilaria, e sorpassi Loredana e Giuseppe, quattro spicchi. Chi trova adesso la parola si aggiudica il primo colore, il colore giallo. Questa parola, le vocali sono A, A, A. Maria, Massimo. Niente, tastiera, ma non... niente, niente, no. Avanti, avanti, aggiungiamo magari una vocale, che è una consonante che è una P. Che cosa potrebbe essere? Beh, c'è per forza, dimmi. Lampada. Per forza una scrivania, la lampada ci deve essere. Per illuminare quando scrivi, quando fai qualsiasi cosa, quando lavori di sera. È il colore vostro. Il colore vostro, bravi. Avete conservato 16.000 euro, siete stati molto bravi in questo gioco. Mettiamo 16.000 euro in banca. Via, via. Pubblico ovviamente, insomma, sa quanto sono bravi i nostri ragazzi di Napoli. 16.000 euro è il vostro primo colore e adesso è il momento del colore rosso passione, è il colore abbinato a questo gioco che si chiama Vita di Coppia. Si comincia, si va sempre in senso orario e quindi si prosegue. Maria e Massimo, vediamo, tocca a voi, certo. Maria, guardiamo, guardiamo quello che tu devi dire al tuo Massimo. E come, pensando anche a quella serata al karaoke, e come potevo non innamorarmi? Ti sei buttato senza P. L'ingegnere Canterino. Prego. E come potevo non innamorarmi? Ti sei buttato senza P. Senza paura. Ti sei buttato senza paura. Giusto. Bravo. Ti sei buttato senza paura. Primo spicchio di rosso per voi. Primo spicchio e continuo ovviamente con voi. Questa volta vado da Massimo. Da Massimo. A proposito di amore, Massimo. Come la chiami nell'intimità, Maria? Amore. Mary. No? Mary, Mary, perfetto. Allora, Mary o amore, come vuoi. Mary, guarda, amore. Ti seguirò anche in questa scelta. Divento anche io V. Amore, ti seguirò anche in questa scelta. Divento anch'io vegetariano. Vegetariano. Vediamo. No? Non è, non è, non è, non è.
non è vegetariano. E allora aggiungiamo una lettera. V.E. Aldo, guarda la tua Ilaria e dille questo. Amore, ti seguirò anche in questa scelta. Divento anche io veloce. Veloce, oh! Veloce! Mi piace, ma non è veloce, non è veloce. Perché galoppa, Ilaria cammina, sì. Cammina. Devi stare appresso. Vediamo cosa dice Peppe. Giuseppe, vai, aggiungiamo una lettera V e G. Amore, ti seguirò anche io in questa scelta. Diventerò vegano. Diventerò vegano. Vegano, vegano, esatto. Spicchio per voi. Due. Ok, e quindi tornate a essere in vantaggio e ritorno da voi. Qua entriamo in una favola, come se ci fosse il principe Biancaneve. Allora, vediamo la favola. Fai bene, mio principe, a essere geloso dei sette nani. Almeno loro sanno F. Hai capito i sette nani? Fai bene a essere geloso dei sette nani. Almeno loro sanno friggere. Friggere! Sanno friggere i sette nani! No, 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 non sanno friggere i sette nani! Chissà che fanno se... Maria, diglielo, tu che conosci i sette nani, diglielo al tuo principe azzurro Massimo. F.I. Fai bene a essere geloso dei sette nani, almeno loro sanno filare. Sanno filare! Filare, ma no, non filano i nani, i sette nani di Biancaneve, tu che conosci da 40 anni Aldo, lo sai. E soprattutto è lui che non conosce i sette nani. F.I.S. Vai, Ilaria! Fai bene a essere geloso dei sette nani, almeno loro sanno fischiettare. Fischiettare! Brava! Fischiettare i sette nani di Biancaneve. Fischiettano. Certo, spicchio! Complimenti, sorpasso. E rimango ovviamente da voi. Aldo, sei geloso? Quando diciamo... Il giusto. Ma quando eri, come dire, all'inizio del corteggiamento, eri geloso? Sì, abbastanza. Allora, facciamo finta di tornare indietro negli anni. Indietro. E tu dici a Ilaria questo... Il tuo ex, mi chiedo come ti sia potuta innamorare di quel T. Il tuo ex, mi chiedo come ti sei potuta innamorare di quel T. Testone. Testone, sei limitata a dire testone. Meno male che ha detto testone. Non è testone. Il tuo ex, hai capito? Il tuo ex mi chiede come ti sia potuto innamorare di quel tamarro. E quando ci vuole, ci vuole! Bravo Peppe! Via, sorpasso, spicchio per voi! Ottimo! Potete chiudere. Vediamo chi la chiude. E queste sono le promesse fondamentali nell'amore, insomma, anche se a volte è meglio andarci piano con le promesse, che poi uno le deve mantenere. E gli dici: vuoi, Peppe, vuoi dimostrarmi che mi ami? Allora esse è preoccupato Peppe, guarda, ha una paura. Vai. Vuoi dimostrarmi che mi ami? Allora sposami. Era più preoccupato in questo momento che nel gioco finale Parole in Libertà. Allora sposami. Non è sposa, è andata bene Peppe, non è sposa. Non è sposami. Maria, S.T. Vuoi dimostrarmi che mi ami? Allora stupiscimi. Stupiscimi, brava. Ma non è. Però stupiscimi ci piaceva molto, stupiscimi. Certo. Ilaria, S-T-I.
Vuoi dimostrarmi che mi ami? Allora stimami. Stimami. Hai detto stimami. Stimami. Bello anche stimami. Non è, lui ti stima a prescindere. Sì, sì. E quindi non è quello. Forza. Gliel'hai chiesto di sposarti, era. Ma potresti anche chiedere S-T-I-R. Vai, andiamo. Vuoi dimostrarmi che mi ami? Allora stira. Stira, stira allora. È più facile. Colore, colore vostro. Bravi, bravi. Ma avete giocato tutti bene perché avete accumulato, avete salvato 14.000 euro che mettiamo in banca. Eccoli qua, portiamoli su in banca, aggiungiamoli, il totale che abbiamo in banca è di 30.000 euro. Bene, cominciamo a vedere i colori. Al termine del secondo gioco questa è la situazione. Chiara, due colori, due giochi conquistati dalla coppia campione di Napoli, Loredana e Giuseppe. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, sono fortissimi, fortissimi. Saranno anche forti nel detti e ridetti? E adesso lo scopriamo. Intanto partiamo con Maria e Massimo. Allora, lo diceva il grande Totò. I parenti sono come le cravatte o le scarpe? Le scarpe. Le scarpe. I parenti sono come le scarpe. Andiamo avanti. I parenti sono come le scarpe. Più sono stretti o più sono vecchi? Più sono stretti. Più sono stretti. I parenti, perbacco, sono come le scarpe. Più sono stretti e più fanno male. O è più puzzano? E più fanno male. È l'ospite che puzza dopo tre giorni. I parenti fanno male. Brava! Spicchio! Spicchio, spicchio vostro e rimango da voi. Rimango da voi con questo detto popolare. Ciascun uomo è artefice o ciascun uomo è giudice? È artefice. È artefice. Bravo Massimo. Ciascun uomo è artefice. Ciascun uomo è artefice della propria o ciascun uomo è sotto la panca la capra campa sotto la panca la capra crepa tre figo colto tre figo ciascun uomo è artefice della propria o ciascun uomo è artefice sempre solo, è uno scioglilingua. Ciascun uomo è artefice della propria. Della propria. Giusto! Lo potete chiudere. Ciascun uomo è artefice della propria felicità o ciascun uomo è artefice della propria sfortuna? Ciascun uomo è artefice della propria sfortuna. Ciascun uomo è artefice... Non siete d'accordo? No, ciascun uomo è artefice della propria felicità o ciascun uomo è artefice della propria... Non mi viene artefice, non mi viene. Artefice proprio non mi viene. Della propria sfortuna. Voi avete detto sfortuna, bravi! Bravi! Ottimo! Due spicchi, complimenti. Allora, proverbio umbro. Ok, proverbio umbro. L'avaru presta li sordi o l'avaru è come lu porcu? L'avaru presta li sordi. Presta li sordi, l'avaro. I soldi non ci pensa proprio a pressarli, guarda. Proprio l'ultima cosa al mondo che vuole fare è pressare i soldi, l'avaro. Quindi l'avaro è come lu porcu. Passo a Ilaria e Aldo, scopriamo come prosegue. L'avaro è come lu porcu. È bonu o puzza sempre? L'avaro è come lu porcu. Puzza sempre. Puzza sempre.
no? No. È buono. È come un porco, è buono. Passiamo a Loredana e Giuseppe che la possono chiudere. L'avaru è come un porco, è buono ma grasso, o l'avaru è come un porco, è buono quando è morto? L'avaru è come lo porco, è buono quando è morto. Quando è morto? Secondo voi è giusto? Perché? Spiegatemelo prima di verificare. Perché l'avaro è come lo porco, è buono quando è morto? Perché, aspetta, perché, diamo la spiegazione, è un detto popolare, quindi è importante. Perché l'avaro è come lo porco, è buono quando è morto? Perché lascia quello che ha accumulato agli altri, quindi essendo è buono. Essendo stato avaro, avrà accumulato, un molti soldi e quindi in quel momento... Quando è andato ha lasciato l'eredità. Ha lasciato l'eredità, come esatto. Lo porco, come che quando muore lascia tanta roba perché del maiale non si butta esatto. Niente. Mi piace questa spiegazione, mi piace. È quella che pensate anche voi, no? Verifichiamo. Giusto. Spicchio sul passo. Eccolo lì, vedi? E adesso proseguiamo con voi. Proverbio cinese. I cinesi hanno dei proverbi, ragazzi, che sono uno spettacolo. Proverbio cinese. L'uomo che ha poco carattere o l'uomo che ha troppe parole? L'uomo che ha troppe parole. L'uomo che ha troppe parole. Giusto. Vediamo come prosegue. L'uomo che ha troppe parole spesso non ha, oppure l'uomo che ha troppe parole ha sempre. L'uomo che ha troppe parole spesso non ha. Spesso non ha. Bravissimo Giuseppe, ottimo. Ma sei cinese tu, no? No, è più cinese, lo sai tutto. Lo potete chiudere. L'uomo che ha troppe parole spesso non ha alcuna certezza, o l'uomo che ha troppe parole spesso non ha orecchie per ascoltare? Bella, tutte e due. L'uomo che ha troppe parole spesso non ha orecchie per ascoltare. Orecchie per ascoltare. Siete d'accordo? Sì. Cioè, ho capito nulla. Tu dormi tutta la puntata, proprio adesso ti dovevi svegliare. Ha sempre dormito. Ah, sì! Perché sì, avanti, perché spiegamela. L'uomo che ha troppe certezze spesso non ha orecchie per ascoltare. Perché? Troppe chiacchiere, pochi fatti. Hai mai fatto un riassunto? Troppi fatti, troppe chiacchiere, pochi fatti. Eh sì, perché a forza di parlare non fai parlare altre persone e quindi non ascolti niente. Segui solo quello che pensi te. Ok. Può andar bene? Può andar bene questo? Quasi. Però scusate, l'uomo che ha troppe parole spesso non ha alcuna certezza, non è anche quelli che chiacchierano e poi stringi, però poi no, cioè, ci stanno bene tutte e due, volendo. È una bella scelta. Allora, vediamo. Alcuna certezza, l'uomo che ha troppe parole spesso non ha alcuna certezza, cioè parla ma fondamentalmente non è sicuro, proprio per riempire, no? Ti fa una testa così ma poi non ha certezze e quindi la regalate in questo caso a Maria e Massimo. Ultimo, Ultimo. Ah, lo diceva il grande Giacomo Casanova. Voglio vedere gli esperti d'amore qua, voglio vedere i Casanova. Attenzione, parto da voi, Maria e Massimo. Vai. Casanova diceva: la donna è come un libro, buono o cattivo. Oppure la donna è come un libro, facile o difficile? La donna è come un libro, facile o difficile? Facile o difficile? No!
La donna è come un libro. Buono o cattivo, deve piacere o deve restare? Eh no, non voi, scusate, Ilaria e Aldo, perché avendo sbagliato passo a Ilaria e Aldo. La donna è come un libro. Buono o cattivo, deve piacere. Deve piacere. È certo. Ilaria, puoi chiuderlo, eh? Chiudi il proverbio di Casanova, che diceva: la donna è come un libro, buono o cattivo, deve piacere a tutte le età. Oppure, la donna è come un libro, buono o cattivo, deve piacere fin dalla copertina. La donna è come un libro, buono o cattivo, deve piacere fin dalla copertina. Cioè, come dire, il primo impatto visivamente è fondamentale, perché non è che puoi dire non mi piace, però poi sfogliando il libro mi sono appassionato. Come dire, secondo Casanova ci deve essere una sorta di colpo di fulmine, no? O almeno a prima vista un po' ti deve piacere, perché sennò è... giusto, Pisolo? Cioè, anche per te, quando non dormi, cioè, capita che vedi una donna. Se è giusto, vi prendete il colore. Attenzione! Giusto! Bravi, bravi! Avete conquistato il colore. Intanto 12.000 euro! 12.000 euro, mettiamoli lì. Mettiamoli in banca e comincia a essere un bel bottino. 42.000 euro, ottimo! E andiamo a vedere anche la situazione colori, che è questa. Due colori per Loredana e Giuseppe, perché due giochi vinti. Nessun colore ancora per Maria e Massimo, malgrado abbiano giocato bene, ma insomma c'è tempo per conquistare colori. E il primo colore per Ilaria e Aldo. E adesso subito dedicato a te, via! Ae, ae, ae. Grazie! Dedicato a te, colore verde, subito, oh, questo è un gruppo, quindi si alza tutta la prima fila, prego, alzate tutta la prima fila come fosse il gruppo, perfetto, microfono al centro, contemporanea, aspetta, fammi vedere, ecco, non dite il titolo, ma leggete questo numero 6. Come foglie al vento d'autunno triste, tu te ne andrai. E sempre siamo contenti di questo. L'avete capito? Si è capito? Ripetetelo, non l'hanno capito. Uno, due, tre. Certo. Come le foglie col vento d'autunno triste, tu te ne andrai. Perfetto. Sembravate i Neri per caso, guarda. Uguale, i Neri per caso in sing perfetto. Che canzone sarà questa? Il titolo è A. Semplicemente A. Canzone che ha... Beh, d'altronde voi vi siete conosciuti da un karaoke, quindi le avrete cantate tutte. Forse anche questa. Prego, Maria. Amami. 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 Ma non è Amami. Non è Amami. A. R. A. R. Forse hanno capito Ilaria e Aldo. Arcobaleno. Non so chi canti Arcobaleno, ma non è. A, R, R, doppia R, Loredana. Arriverà. Arriverà dei Moda, giusto! Tra poco, continuiamo a giocare, a tra poco, a Colors, a tra pochissimo, state lì, fermi!
ragazze, bentornati a Colors. Ma noi qui durante la pubblicità abbiamo continuato a cantare Arriverà dei Modà, visto che era la prima canzone del dedicato a te. La situazione, tra l'altro, vede i nostri campioni aggiudicarsi il primo spicchio di colore per quanto riguarda... Eccolo lì, perfetto. No. Modà insieme tra l'altro a Emma Marrone. Primo spicchio è il colore verde per Loredana e Giuseppe. Bene ragazzi, siete partiti bene anche in questo gioco. E la prossima canzone, o perlomeno il pezzettino del testo, dobbiamo scoprire il titolo, è un'altra canzone che farà cantare tutto lo studio e anche a casa. E questo signor, ma fai il vigile, lei fa il vigile, fa prendi questo, prendi quello. Gira a destra, il nome? Remo, prendi il microfono, Remo. Allora, sì. Questa è la numero 7, questo è il titolo, non lo dire, partiamo da qua. Nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. L'avete già capito, eh? Ci sono... Avete notato che le canzoni di una volta, basta dire tre parole e anche se hanno 30, 40 anni, 50 anni, uno capisce di che cosa si tratta. Questa è del 65, io sono del 62, quindi pensate, ci abbiamo più o meno la stessa età, parliamo di una canzone veramente di 50 anni fa. Eppure bastano tre parole e uno dice, è quella. Pensate come erano i testi importanti una volta. Il titolo è... Il M. Velocissima, l'avete cantato anche al karaoke forse, no, ovvero il mondo, pronti a cantarla a casa? Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno. '65, Jimmy Fontana, certo, Jimmy Fontana, ottimo, Maria Massima, ottimo, due spicchi per voi, ottimo, che bello, mamma mia come piace questo gioco, questo veramente a casa, cominciate ad alzare il volume perché poi le signore, mia madre sarà in piedi sul tavolo a cantare questa canzone, guarda, io sono sicuro, mia mamma sale sul tavolo con mio padre che la deve tirare giù, scendi Antonella, scendi, no, lasciami qua, che mia madre è siciliana, levati, non sei cosa, levati, scendi, aspetta, dov'è? Allora, attenzione, dedicata proprio a mia madre che sta in piedi sul tavolo. La leggo io. Quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Avete capito anche qua? Tre parole e già uno ha detto la canzone è quella. Non c'è dubbio. Pronti a mettere la mano sul pulsante? Le iniziali di questa canzone NSDDT hanno premuto il pulsante così. Prego! Non son degno di te. Gianni Morandi! Non son degno di te. Non ti merito più. Ma al mondo non esiste nessuno che non ancora, qua. Sui monti di pietra può nascere un fiore. Tutti più forte. In me questa sera è nato l'amore. E va bene così. Ma basta. Ok. Mamma mia.
Le ascolterei tutti i giorni. Allora, brava Marta, brava Massimo, perché siete stati Maria e Massimo bravissimi, siete stati i più veloci perché tutti avevano premuto, ma tre spicchi per voi, quindi siete in vantaggio. Ora andiamo con questa, un po' più recente. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Una passionale, passionale. Le iniziali sono MC. Già presa Maria, prima che ci distrugga il pulsante, dimmi. Meravigliosa creatura di Giannani. Giusto! Ascoltiamo. Creatura di Gianna, della nostra Gianna. Colore, date forte, si vede che vi siete conosciuti a un karaoke, guarda che roba, già quattro spicchi di verde per voi, l'ultimo, e avete conquistato il colore, sempre che le altre coppie non siano più veloci nel premere il pulsante. E quindi chiudiamo con una canzone del 1993, molto famosa, un cantante italiano ovviamente, molto apprezzato. È la parte di te più vera che c'è, e allora prova a lasciarti andare. Anche questa è una bella dedica d'amore, e questo è il titolo. Me lo dovete dire voi il titolo. Il B.A. Che sarà il B? Una parola. A. E. Ma, boh, che sarà? Forse se aggiungiamo due lettere, il B.A.A.N. Il battito animale. Il? Battito animale. Di Raff, giusto! Il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo che lo smette di ragazzi, e mi dispiace Maria e Massimo, ma la zampata animale è stata di Loredana e Giuseppe, che non sbagliano un colpo e conquistano il colore verde. Bravi. 14.000 euro è la cifra che hanno conservato in questo gioco, e che andiamo a mettere ovviamente in banca, e andiamo a 56.000 euro. È importante. Vediamo la situazione colori. La coppia campione, la coppia formata da Loredana e Giuseppe da Napoli, fortissimi, hanno conquistato tre colori: il colore giallo, il colore verde e il colore rosso. C'è un colore, l'arancione, invece per Ilaria e Aldo. Purtroppo ancora nessun colore, malgrado abbiate giocato bene, ma insomma magari la zampata finale non siete riusciti a darla, e quindi nessun colore per Maria e Massimo. Ma tranquilli, perché tutto può cambiare ancora. Ma davvero? Certo! Mamma mia, ci sono dei nomi che... è una cosa... Meno male che io ho Giovanna che mi aiuta sempre a trovare i nomi dei personaggi. Guardate che è una cosa... Dov'è finita Giovanna? Giovanna, dove sei? Ma come ti sei nascosta? Giovanna, ma non ti puoi nascondere. Ma come ti nascondi? Tu mi devi aiutare, non te ne devi andare. È la mia ombra, sì. Ma tu mi devi aiutare, perché li conosci tutti. Poi c'hai già il nome. Ti aiuterò, guarda, mi aiuterò. Fammi rivedere. Ti rifaccio. Ho capito, adesso ce l'andiamo. Ma che fai, spingi? Prima... andiamo, vieni. Vieni Giovanna. Oh, che bello. Ah, Giovanna, come mi sento bene. Oh.
Giovanna, dove sei? Allora, Giovanni, aspetta. Ah, poi ti chiami Giovanna, mi viene facile. Io ti metti faccio la scossa. Mi fai pure la scossa, siamo a posto. La scossa della vecchietta. No, va benissimo, è una bella scossa. Allora, Giovanna, a casa guardate questi visi famosi. Io ti aiuto su quelli internazionali, te lo dico io. Giovanna. Ok. Ecco. Il primo a sinistra in alto per chi si guarda la casa è il famoso, l'ex calciatore. Il famoso Del Piero. È brava, Giovanna, il famoso Alex Del Piero. Poi il secondo, però non mi ricordo il nome. Bene, quello te l'ho detto, che quelli stranieri te li dico io. È Tom Cruise. Tom Cruise. Cruise, va bene. Lei non me la ricordo. È bellissima. Chi è? Lei è una cantante famosissima. Rihanna. Brava, Giovanna, è Rihanna. E poi abbiamo questo non puoi non riconoscere questa grande attrice. Sì, la conosco. Sì, che è la Sabrina Ferilli. È brava Sabrina Ferilli. Poi, questi due non li conosco proprio. Allora, la figlia di un grande attore, di Michele Placido, come si chiama? Ti ricordi? Però non dico. Mamma mia, cosa, come si chiama? Violante. Brava, Violante Placido. È l'ultimo, mi date una mano! Lui è il calciatore più bello al mondo, le donne impazziscono per lui, eh? Ronaldo. Brava, Giovanna, Ronaldo! Ma vedi, che tu mi aiuti, non ci fossi tu. Oh, ora che abbiamo scoperto chi sono, andiamo a scoprire che cosa hanno fatto o cosa li ha portati sui vari giornali. Per esempio, va in giro dicendo che la ricetta, la sua personale ricetta della carbonara con, pensate, ci mette aglio e cipolla. No, non la sa fare proprio, certo, però dice che è imbattibile, cioè la carbonara come la fa questo personaggio, dice come la faccio io non la fa nessuno, e ci credo. Sabrina Ferilli, ma voi dite Sabrina Ferilli, ma io credo che Sabrina Ferilli la carbonara vera la sappia fare, non si mette l'aglio e la cipolla nella carbonara, non può, né aglio né cipolla nella carbonara, Vediamo se è Sabrina Ferilli. Non è Sabrina Ferilli. Io sono sicuro che Sabrina Ferilli sa cucinare un'ottima carbonara. Chi può essere, Ilaria, Aldo? Io dico Tom Cruise. Beh, dici, quantomeno è americano, ha una sua personale versione della carbonara. Ma vediamo, sarà Tom Cruise? Giusto! Tom Cruise! Ma Tom Cruise è meglio che venga a Roma a mangiare la carbonara vera, Vabbè, spicchio per voi. Ora, ha confessato che fino all'età di 15 anni aveva un sacco di peli. Peli. Sabrina Ferilli. E perché ce l'aveva un sacco di peli? Sabrina Ferilli aveva un sacco di peli. Era la lupacchiotta, ecco perché. Ecco perché in questo senso, perché è lupacchiotta. E lupacchiotta è rimasta. È giusto, Sabrina Ferilli. Ottimo, e andiamo a due spicchi. Pensate che il grande attore Nicolas Cage ha confessato che da bambino era pazzo della mamma di questo personaggio. Veloce, Ilaria. Rihanna. Nicolas Cage era pazzo della mamma di Rihanna, no? Subito, Giuseppe. Violante Placido. Giusto, Violante Placido. Allora, perché Violante Placido, che è la figlia, tra l'altro un'attrice molto brava, figlia di un grande attore come Michele Placido, ha recitato insieme a Nicolas Cage nel film Ghost Rider 2,
Nicolas Cage si innamorò di Simonetta Stefanelli, che è la mamma di Violante Placido, guardandola recitare ne Il Padrino. E quindi se ne innamorò, donna bellissima, e bravi perché avete dato, come dire, il nome esatto. Spicchio per voi. E siamo a tre. Attenzione. A ottobre, lo scorso ottobre, ha detto basta sesso senza amore. L'ha detto una mattina e la sera ci aveva già ripensato. No, pare, non lo so, questo l'ho inventato io. Loredana, Giuseppe. Rihanna. Rihanna. Giuseppe, ma sai che tu tutte le domande che hanno a che fare con la parte erotica, tu le sai tutte! Ma tu ti leggi tutti i giornali di gossip! È vero. Dice che il pettegolo della situazione sono io. Aspetta, come? Dice che il pettegolo della situazione è la coppia. È vero, lui su questo gioco sa tutto. Poi qua più sono un po', come dire, piccanti, più lui è esperto. Va bene, bravi intanto. Per voi, spicchio. Eccolo. L'ultima, l'ultima. Visto che sono rimasti due, li vedete, c'è Alex Del Piero e Cristiano Ronaldo, due grandi campioni, uno insomma che ha smesso di giocare, l'altro ancora in attività nel Real Madrid, due grandi personaggi. E adesso la notizia riguarda uno dei due. Chi pensate che quando era piccolo la mamma voleva che giocasse in porta per non sudare e non farsi male? Vedi, la mamma si preoccupava. Ronaldo. Ronaldo. Allora attenzione, se è Ronaldo prendete il colore, se non è Ronaldo pronti a premere il pulsante, perché evidentemente è Del Piero e quindi dovete però dirmelo. Sarà stata la mamma di Ronaldo che avrà detto: Ronaldo, cioè, ti prego, metti la canottiera perché tu prendi il freddo, ti ha male, ma gioca in porta. Gioca in porta che è meglio. E Ronaldo, non è Ronaldo, ma... È Pinturicchio. È Pinturicchio, certo, il grande Alex Del Piero. Certo, certo, velocissimi anche a premere il pulsante. E a conquistare il colore, a conservare 14.000 euro, questo va dato atto insomma a tutte e tre le coppie. Mettiamo in banca 70.000 euro, cifra grossa, molto grossa, 70.000 euro. Situazione colori, eccola. Neanche a dirlo, i campioni fortissimi hanno quattro colori. Praticamente ne hanno conquistato tutti, hanno lasciato solamente un colore a Ilaria e Aldo, niente Maria e Massimo. Ma qui dovete essere veloci, è vero che i campioni sono velocissimi, però dovete provarci perché dovete risolvere il periatto. Periatto. Gira, gira, gira e dovete capire che cosa c'è. Vale subito tre colori, quindi può scompaginare la situazione. Siete pronti anche da casa? E allora via! Gira, comincia per P e finisce per A. Veloci campioni. Prosopopea. Prosopopea. Giusto! Ce l'ha chi esagera usando un tono enfatico, no? Con prosopopea, anche vantandosi o raccontando delle cose in maniera esagerata. Ottimo, voi vi potete invece vantare di aver conquistato tre colori e in realtà uno solo e gli altri ve li conservate. Quindi l'unico colore disponibile lo portate, li avete tutti voi. Gli altri non hanno più colori. Prossimo vale due colori. Attenzione, via! Attenzione, guardate. Guardate e ditemi. Prego. Savoiardi e mascarpone. Savoiardi e mascarpone, avete individuato? Sì. Bravi! Savoiardi e mascarpone per il tiramisù è perfetto. Ovviamente non potete rubare colori a nessuno perché li avete lasciati senza colori, ma vi conservate i vostri e andiamo avanti così. Tre colori. Se prendete i tre colori, ribaltate la situazione. Pronti? Via! Un'unica,
I-O. Comincia per I, finisce per O. Attenzione, Aldo o Ilaria, prego. Intabarrato. Intabarrato, che vuol dire coprirsi quando fa freddo. Mi sono intabarrato, giusto! Giusto! Brava Ilaria, bravo Aldo! Tre colori, quali? Quali? Giallo, arancio, verde. E verde. Ok, giallo, arancio e verde. Da questa parte, ora in vantaggio siete voi. Prossimo periatto vale due colori. Pronti? Via! Guardate, guardate. Chissà cosa sarà, subito. Maria si dispera, dice: ma sono velocissimi, sì, sono velocissimi. Appuntamento al buio. Appuntamento al buio! Giusto! Appuntamento al buio! Quali colori volete? Arancione e verde. Arancione e verde, di là. Attenzione, quanti periatti mancano? L'ultimo, l'ultimo periatto. Attenzione, l'ultimo periatto. Mi dite quanto vale l'ultimo periatto? Vale due colori. Siete pronti anche a casa? Aguzzate la vista e via. Comincia per S, finisce per E. Velocissimi ancora, si sente una mitragliata, ditemi. Scaldacuore. Scaldacuore che è? È un capo d'abbigliamento. È quello che si usa, più corto che lascia l'ombelico di fuori, in poche parole. Se scaldacuore è esatto, siete ancora una volta i campioni di Colors, con tutti i colori. Guardiamo. Giusto! Bravi, bravi, bravi! L'unico colore che avevano Ilaria e Aldo va da quella parte e quindi campioni con tutti i colori, con tutti e cinque. Bravi! Arrivo tra poco, eh! Prima vado a salutare Ilaria e Aldo, grazie Ilaria. Siamo divertiti tanto. E quello importante, un saluto alle tre figlie e ai cinque nipoti. Che sono? Sono Martina, Filippo, Giulio, Greta e Dario. Bene, è la squadra di calcio. Grazie Maria, Massimo, grazie. Sì, figli e nipoti. Sì. Un bacio a mia figlia Alessia, a Giada e a Rita. A Lorenzo, Martina e a figlio Diego. Meraviglioso! E i campioni, Loredana e Giuseppe. Non vi ferma più nessuno. Avete vinto 500 euro, avete vinto quasi 2000 euro, avete vinto 7000 euro. Oggi pomeriggio vediamo il montepremi. 70.000 euro, tanti, tanti, tanti soldi. Andiamo? Andiamo. Parole in libertà, prego. Prego Loredana, Giuseppe, ok. Grazie. Ormai conoscete perfettamente il meccanismo, ditemi come sempre all'inizio se sentite bene la mia voce in cuffia. Benissimo. Sì, sì. Molto bene. Allora. Abbiamo visto la cifra importante, insomma, questo bel pomeriggio che vi ha visto ancora una volta campioni di Colors. Adesso la schermata completa, così abbiamo tutti gli elementi sotto. Abbiamo visto i 70.000 euro, confermiamo 120 secondi come sempre, quindi due minuti a disposizione, ma quello che ci interessa di più anche per capire, perché poi così decide la coppia chi deve iniziare, se deve in questo caso iniziare prima Loredana o Giuseppe. L'ambito è... geografia qui, capoluoghi di provincia, quindi insomma ce ne sono di città nel nostro bel paese, ce ne sono tante. Ora, geografia preoccupa sempre tutti, facciamo esplodere le caselle. Avete tutti i colori, quindi mi servono 27 città, 27 capoluoghi di provincia. Va bene? Chi inizia? Io. Ok, Giuseppe. La prima città con la lettera A. Ancona. Avanti. F. Firenze. Avanti. P. Prato. Avanti. V. Verona.
Avanti. L. Lecce. Avanti. G. Genova. Avanti. Bologna. B. Avanti. O. Otranto. Stop. Otranto non fa provincia. Otranto non fa provincia. E quindi ne hai un altro con la O. Se no devi chiedere passo. Otranto. Vai. Otranto, Otranto non va bene. Passo. Ok, stop. Stop e quindi dimezziamo. €35.000. Quindi con la O cosa c'è, Loredana? Oristano. Oristano è perfetto, non andava ovviamente bene Otranto, che non è capoluogo di provincia. Ok, avete 97 secondi, €35.000. Loredana, continuiamo con te. La prossima città con la lettera C. Caserta. Avanti. F. Firenze. Già detto. Passo. Stop. Dimezziamo. Oltre a Firenze ti viene in mente un'altra città con la F? Frosinone. Frosinone va bene. Ok, €17.500. Frosinone va bene, andiamo avanti. La prossima città con la lettera A. Alessandria. Avanti. G. Gorizia. Avanti. Imola. Imola no, non lo accettiamo. Imperia. Imperia va benissimo. Avanti. N. Napoli. Certo, avanti. B. Brescia. Avanti. P. Padova. Avanti. B. Bergamo. Avanti. R. Roma. Avanti. N. Novara. Avanti. A. Alessandria. Asti. Asti, sì, avanti. N. Nuoro. Stop. Perfetto. Prendiamo fiato. Ne rimangono 6. Avete ben 50 secondi e tantissimo, ce la potete fare benissimo. E avete €17.500. Continui tu, Giuseppe, eh? Attenzione anche da casa. La città con la lettera E. Empoli. No, Empoli no. Enna. Enna, sì, avanti. B. Belluno. Avanti. T. Torino. Avanti, ultime 3. U. Udine. Avanti, ultime 2. L. Lecce. Avanti, l'ultima. Lucca. No, Getta, già detto, Lecce già detto. Livorno. Livorno. Avanti. R. Rovigo. Rovigo. Esatto! 17.500 euro. Le ha dette tutte Giuseppe. 17.500 euro, vincono ancora, ancora, sempre di più, le hai dette tutte tu, le hai dette tutte tu, bravo, bravo Giuseppe, 17.500 euro, devo dire, è incredibile, una tensione, bravissimo, 500 euro. Quasi 2.000 euro, 7.000 euro e 17.500 euro, sempre di più per Loredana e Giuseppe da Napoli. Grazie a tutti, Colors, il pomeriggio di Rai 1 si colora.